Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la scuola perché sono partiti oggi gli esami di maturità da Pascoli a Segre alla Novella di Verga oltre a diverse tracce di attualità. Gli esami di maturità tornano dopo 2 anni, le prove scritte ma con l'incognita Covid sempre dietro l'angolo. Questa mattina siamo stati al liceo Spaventa di Città Sant'Angelo con Stefano Recanati. 11.000 gli alunni abruzzesi che da oggi inseguono il sogno della maturità. Alle 9 l'apertura delle buste con le tracce dell'esame, Pascoli e Verga per quanto riguarda la prima prova, ma non solo perché ci sono anche tanti altri temi di attualità. A Città Sant'Angelo, all'Istituto Spaventa, dove abbiamo incontrato la commissaria dell'esame di Stato, che è la preside Corazzini, che ci ha spiegato quali sono state le emozioni dei ragazzi a tornare in presenza all'esame di Stato dopo 2 anni e che cosa potrebbe accadere in caso di casi di positività al Covid tra gli alunni. Ho chiesto un po' ai ragazzi, hanno trovato le tracce fattibili dopo il primo impatto, perché capite, questi ragazzi vengono da 2 anni di Covid con tutte le distanze, didattica digitale integrata, da dei primi 2 anni a casa, quindi veramente gli ultimi 2 anni non sono stati molto semplici per noi del settore scolastico, però abbiamo dato ai ragazzi la giusta serenità per affrontare in maniera consapevole, cosciente e piena, diciamo, queste prove che sono sicuramente un ritorno alla normalità. Con la seconda prova il nostro Ministero ha previsto proprio di calibrarla su quella che è l'attività effettivamente svolta, quindi la Commissione ha selezionato 3 tracce che verranno poi estratte domani in sede, prima di iniziare appunto in sede d'esame, e sicuramente anche qui ragazzi, insomma, c'è stato questo abbreviamento del percorso degli iscritti con 2 prove anziché 3, e poi ci giochiamo un po' l'orale, ma su questo i ragazzi erano abituati, perché anzi negli anni scorsi l'orale era proprio la prova fondante, diciamo così, dell'esame. Devo dire che ho trovato dei ragazzi un po' nervosi, ovviamente ansiosi per tornare, diciamo così, proprio sui banchi ad affrontare una prova d'esame, però li abbiamo messi, ripeto, a loro agio e lavorano tutti con serenità. Chiudo, lei ha parlato dei casi Covid che comunque sono tanti tra i ragazzi, come recupereranno l'esame di Stato questi ragazzi appunto? Allora, purtroppo questa mattina noi abbiamo 2 casi Covid nella nostra commissione, quindi adesso io sto sulla commissione web indicando appunto che i ragazzi devono sostenere la prova suppletiva. La prova suppletiva è il 6 e il 7 luglio, sperando sempre che i ragazzi siano tornati alla normalità, perché potrebbe anche verificarsi che l'eventualità che non siano ancora ritornati alla normalità siano ancora positivi, nel qual caso dovranno fare la sessione straordinaria. Cambiamo argomento adesso. In prefettura a Pescara presentate le iniziative sviluppate nel tavolo sulle periferie istituito dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo. Paolo Renzetti. La prefettura di Pescara riaccende un faro sulle periferie. Questa mattina presso il Palazzo di Governo in Piazza Italia sono state infatti presentate e illustrate le iniziative sviluppate dal tavolo sulle periferie istituito dal prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo. In particolare è stato presentato alla stampa il convegno Periferia, luogo fisico o luogo dell'anima, in programma domani presso il polo dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio a Pescara. Presentate unitamente alla tavola rotonda di domani anche le iniziative di socializzazione sportive, oltre che proiezioni cinematografiche e concerti di musica moderna che coinvolgeranno diverse aree periferiche del capoluogo adriatico come Rancitelli, Fontanelle, San Donato e di Corvara in provincia di Pescara, il comune più piccolo del pescarese. In questi mesi abbiamo lavorato con le associazioni, innanzitutto rappresentative del territorio, le associazioni che operano il sociale, oltre che ovviamente con l'università, con il comune e con le altre istituzioni. L'obiettivo è duplice: da un lato fare un approfondimento culturale sul tema delle periferie oggi, esiste ancora un concetto di periferia rispetto a un centro
oppure ci stiamo dirigendo, siamo in presenza di una realtà policentrica. E questo sarà il tema grosso modo del convegno, accanto a un altro argomento di grande attualità, quello del fenomeno dell'isolamento giovanile, col termine giapponese, che voi conoscete meglio di me. Al tempo stesso un altro argomento che vogliamo approfondire è il rapporto tra la città, comunque il capoluogo, e la provincia. In questa direzione abbiamo coinvolto anche il comune più piccolo della provincia di Pescara, che è Corvara, dove ci sarà anche un'iniziativa specifica. Oltre a queste attività accademiche, mettiamo in campo, grazie alla collaborazione di tutti, a partire, come dicevo, dall'associazione rappresentativa del territorio, una serie di iniziative su più ambiti, sportive, con manifestazioni calcistiche alle quali parteciperemo tutti, anche le istituzioni, quindi anche noi come prefettura, ovviamente altre, quindi con un torneo di calcetto. Ci sarà una dimostrazione pugilistica da parte delle Fiamme Oro, più ci saranno anche iniziative ludiche da parte delle associazioni con letture nei confronti dei giovani, oltre che un concerto con musica di Pino Daniele organizzato dal conservatorio. Ci saranno poi delle proiezioni cinematografiche all'aperto che coinvolgeranno appunto alcune aree della città e il comune di Corvara. Il tutto si svolgerà nelle tre giorni 8, 9 e 10 di luglio, mentre invece più in là ci saranno le proiezioni cinematografiche. Queste iniziative verranno realizzate prevalentemente nel quartiere Rancitelli, San Donato e via Caduti del servizio Fontanelle, quindi in una prima fase. L'obiettivo qual è? È ribaltare il concetto di periferia come luogo fisico, ma come anche luogo come dire, di isolamento individuale. Firmato questa mattina a Teramo un protocollo d'intesa tra la ASL di Teramo e la sezione teramana dell'AIL, Associazione per la cura delle leucemie, linfomi e mielomi. I 50 volontari AIL assisteranno oltre 200 pazienti ematologici, fornendo loro l'accompagnamento presso le strutture dove poter ricevere le cure. Tania Bonnici Castelli. Il reparto di ematologia dell'ASL di Teramo vanta una storia lunga 40 anni e anche una grande tradizione. Oggi, grazie ad un protocollo d'intesa con la sezione teramana dell'AIL, l'Associazione per la cura delle leucemie, linfomi e mielomi, è stato introdotto un nuovo importante servizio. Oltre 200 pazienti ematologici saranno assistiti dai volontari AIL, che si faranno carico di accompagnarli per ricevere le cure sia all'ospedale Mazzini che fuori provincia. Qual è il servizio più importante che offrite? Il servizio più importante che offriamo è quello di essere un punto di riferimento per il malato. Possiamo andarlo a prendere a casa, portarlo a fare le proprie cure e riportarlo nella sua abitazione. Poi possiamo portarlo a fare delle visite specialistiche dove lui vuole, gratuitamente, e credo che questa sia la cosa più importante che si possa fare per un malato. Noi abbiamo avuto questo reparto che nel passato è stato uno dei centri più importanti a Teramo, con il professor Quaglino dell'Università dell'Aquila. Oggi, grazie alla caparbietà del dottor Ricciotti, questo reparto è stato mantenuto in vita di operatori che ci hanno veramente creduto, e noi dobbiamo fare in modo che questa attività non cessi in ospedale di Teramo, la stiamo valorizzando, e con quello che viene fatto oggi con l'AIL è la punta dell'iceberg di trovare questa sinergia tra ASL e l'associazione di volontariato per concretizzare l'attività che vogliamo porre in essere. Le cure disponibili presso l'unità di ematologia dell'ASL di Teramo sono in grado oggi di raggiungere risultati straordinari. Sempre più spesso si arriva alla guarigione, come spiega lo storico ematologo teramano Maglio Ricciotti. 40 anni di ematologia, quali progressi sono stati fatti? Ma l'ematologia, diciamo, noi veniamo da un'ematologia fatta col microscopio così una volta, adesso c'è tutta una tecnologia veramente importante. Parliamo adesso, possiamo già parlare di guarigione, cosa che tanti anni fa era solamente
neanche pensabile. Una volta noi assistevamo il malato per il breve tempo con terapie molto aggressive e con dei risultati veramente non incoraggianti. Adesso voglio dire, le terapie sono molto più agevoli, sono molto più sostenibili, si parla anche addirittura di pazienti che vengono, fanno la terapia, vanno a casa, e perciò dicevo, io vado via con un rammarico di vedere queste terapie veramente fantastiche e di veramente di soddisfazione per chi le propone e anche per il paziente che ha questa opportunità di guarigione. Una escursionista, e siamo alla cronaca, 37enne di Colledare, rimasta ferita nella mattinata di oggi a Piano Roseto di Crognaleto, in provincia di Teramo, in seguito ad una caduta di alcuni metri durante un'escursione. La donna ha evitato il peggio riuscendo ad aggrapparsi ad un ramo ed evitando di precipitare ulteriormente. Ferita e sotto shock, è stata soccorsa dai sanitari del 118, verricellata dai soccorritori e poi riportata in piano, e dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata, dopo l'intervento dell'elicottero decollato dall'aeroporto di Pescara, all'ospedale Mazzini di Teramo. Al momento dei soccorsi la donna però era cosciente. Da oggi sarà più comodo prenotare il taxi a Pescara grazie alla nuova app della cooperativa Cotape, che conta nel capoluogo adriatico 39 tassisti. Oggi viene illustrata un'importante novità che riguarda il Cotape, i tassisti di Pescara, questa app a disposizione dei clienti che faciliterà e agevolerà la prenotazione e la richiesta di un taxi. Assolutamente sì, noi siamo lieti di presentare questa innovazione. Anche Pescara fa parte di una piattaforma nazionale di cui fanno parte 98 flotte, tra cui le città maggiori quali Roma, Napoli, Firenze, Milano, per fare le più importanti, a seguire. Facilissimo da usare, quindi l'utenza avrà proprio a disposizione un mezzo per chiamare i taxi velocissimo, e noi siamo ultra felici di dare questa possibilità alla città di Pescara. Guardi, noi siamo felicissimi, già vediamo Pescara in fermento, e le dirò di più, gli stranieri ci hanno sorpreso alla grande perché hanno l'app già scaricata, perché è un'app che sta sul mercato da svariato tempo, e quindi siamo noi che abbiamo fatto questo passo ad unire a questa piattaforma. Però le dico che tutti gli stranieri che stanno arrivando, e stanno arrivando fortunatamente dopo questo periodo di fermo, hanno già l'app scaricata e la stanno utilizzando a Pescara. Quanti sono, per chiudere, i tassisti del Cotape che operano nella città di Pescara? Allora, i tassisti della Cotape sono 39, e operiamo tutti con svariati tipi di auto, quindi diamo la possibilità al cliente di scegliere tutte le esigenze di cui hanno bisogno, quindi se uno ha l'esigenza di portare un cagnolino, portatori di handicap, macchine con più posti, ha a disposizione quindi una svariata tipologia di flotta. Rimaniamo a Pescara, i bike a disposizione dei cittadini per spostarsi dentro la città, al via il progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Pescara segna un altro primato nelle buone pratiche per quel che concerne la micromobilità urbana moderna, nel segno della sostenibilità ambientale, un progetto fortemente perseguito dall'amministrazione comunale. Sono infatti 250 le biciclette a pedalata assistita che la società Bit Mobility, a cui l'amministrazione ha affidato il servizio, immetterà sulle strade pescaresi nei prossimi giorni. In questo modo si consolida il progetto di mobilità condivisa che il Comune sta portando avanti ormai da 2 anni senza alcun costo per l'ente. I nuovi mezzi sono stati presentati questa mattina in Largo Chiola dinanzi a Palazzo di Città dall'assessore comunale alla mobilità e ai trasporti Luigi Alboremascia, al fianco dei responsabili di sviluppo operativo Bite Mobility. Arrivano per la prima volta nella storia della città anche le biciclette a pedalata assistita, con lo stesso concetto dei monopattini elettrici, quello che funziona, cioè il concetto del free floating, cioè dell'uso libero della bicicletta, con la possibilità sempre educatamente di poter poi utilizzare la bicicletta e lasciarla in maniera educata, adeguata, ed è una raccomandazione che io faccio ai nostri concittadini, a tutti i fruitori delle biciclette elettriche. 250 biciclette contrattualmente per 3 anni dal 30 di giugno. Sono biciclette di elevata tecnologia che hanno delle
prestazioni davvero ragguardevoli che sono utilizzate nelle più grandi città italiane, anche nelle migliori città europee, e che danno la possibilità, affiancandosi ai monopattini, agli scooter elettrici, davvero di avere una mobilità alternativa, tecnologica, ma soprattutto ecocompatibile. Le biciclette avranno dei punti di lancio in tutta la città, quindi anche nella zona dei colli, proprio perché le biciclette a pedalata assistita consentiranno finalmente anche di infrangere il tabù dell'uso della bicicletta anche nelle zone più alte di Pescara. Un euro allo sblocco e poi pochi centesimi al minuto, e con degli abbonamenti che stiamo studiando ancora in questi giorni, vantaggiosissimi, in particolare rivolti a studenti e dipendenti. Siamo ormai ragionando in un'ottica di area vasta, per cui sono in contatto sia con l'amministrazione di Francavilla al Mare che con l'amministrazione di Montesilvano, proprio per rendere simmetrico l'utilizzo delle biciclette elettriche e tra qualche settimana anche dei monopattini, in modo tale che la corsa non termini al confine con Montesilvano o al confine con Francavilla, ma l'utilizzatore possa anche godere di queste superfici e di questi spazi cittadini che non sono strettamente individuabili con la città di Pescara. Su impulso del COPE, ieri i ragazzi dell'Istituto di Poparozzi sono stati a Palazzo Brancaccio a Roma per parlare di futuro dell'Europa davanti ad una platea istituzionale di alto profilo. Con grande orgoglio abbiamo ricevuto l'invito da parte del Dipartimento delle Politiche Europee per partecipare alla conferenza sull'Europa, conclusione degli Stati Generali, un evento nazionale di altissimo livello che si è svolto a Palazzo Brancaccio a Roma. Grande emozione nel vedere i nostri studenti, in particolare quelli della quinta B di accoglienza turistica dell'Istituto Alberghiero di Poparozzi, a parlare del futuro dell'Europa. Era l'unica scuola selezionata durante gli eventi che si sono tenuti a Teramo, grazie al presidente Filippo Lucci, che vogliamo ringraziare di cuore per aver dato alla nostra scuola questa opportunità. È davvero una grande soddisfazione, un orgoglio per noi come consorzio, ma anche come Regione Abruzzo e come città di Teramo, poter dare un contributo di così alta rilevanza istituzionale in un contesto in cui ieri erano presenti a Palazzo Brancaccio il presidente Tajani, il ministro degli esteri Di Maio, il sindaco di Roma, le grandissime personalità, e anche in quel caso abbiamo avuto la forza e anche il privilegio di portare una scuola teramana all'istituto di Poparozzi con tutti gli studenti che si sono esibiti, unica scuola in Italia. Davvero siamo soddisfatti perché queste cose aiutano la crescita delle istituzioni e la crescita dei territori, è quello che noi vogliamo ed è la missione del Consorzio Punto Europa. In un momento complicato per l'economia, due aziende leader dell'innovazione, Walter Tosto e Mark Bass, utilizzano la musica per veicolare il proprio messaggio, ovvero quello di andare oltre la crisi. La manifestazione, unica nel suo genere, sarà giovedì 30 giugno, partirà dal Multiplex Arca di Spoltore e si concluderà a Pescara in piazza Primo Maggio con il concerto di Richard Bona. Allora, la sinergia nasce dalla bellezza delle persone. Prima cosa Marco, ho conosciuto e abbiamo condiviso sicuramente molti aspetti che riguardano l'impresa, ma direi anche la voglia di poter continuare, quindi di continuare a fare impresa in maniera rivoluzionaria, come dice lui. È sicuramente un aspetto importante dove un'azienda del territorio nota come la Mark Bass, un'azienda stimata in tutto il mondo, ha come dire la voglia di legarsi con un'altra azienda come la nostra, Walter Tosto, che esporta in tutto il mondo, e quindi un legame che guarda queste due aziende con la voglia di prendere per mano anche altre e avere progetti di sviluppo e dare la voglia ancora di
fantasticare che è possibile costruire un qualcosa di nuovo, e quello che vedremo come prodotto della MB58 è sicuramente in questa direzione. In passato Marco mi chiese anche la possibilità di immaginare qualche cosa che potesse essere prodotta nelle nostre officine. Sicuramente quello che facciamo noi è pesante, di ferro, e quindi non era la cosa giusta. Sicuramente la voglia di collaborare c'è, e non escludo che possa essere fatto. Ad oggi vedremo qualcosa di totalmente diverso, dove anche quello che noi facciamo è partecipe nel progetto, ma indirettamente, perché siamo costruttori di componenti per il settore dell'energia, dalla plastica e dei prodotti chimici in genere. L'occasione di presentare una nuova linea di prodotti che sono nati durante questo periodo che è appena passato, che non è stato dei più facili sicuramente per tutti. Durante questo periodo appunto abbiamo iniziato a pensare in modo diverso ad una linea di prodotti rivoluzionaria. Presenteremo questa linea di prodotti il 30 giugno, prima di allora nessuno sa niente, infatti abbiamo iniziato già sui nostri social, sulle nostre informative a parlare di questo evento, ma parliamo solo dell'evento. L'evento è importante in quanto appunto sarà l'inizio e l'introduzione nel mercato di questa nuova linea rivoluzionaria di prodotti Mark Base. Grazie a questa occasione, all'aver conosciuto soprattutto Luca Tosto, abbiamo parlato e siccome condividiamo molti aspetti del fare impresa e soprattutto la passione per il territorio, abbiamo iniziato a lavorare insieme per far diventare questo evento non solo un evento Mark Base, ma un evento nello stesso tempo fosse importante per tutta la città di Pescara, per tutto l'Abruzzo e tutto il territorio, e devo dire che credo ci stiamo riuscendo. Una notizia appena arrivata: rinviato a giudizio il direttore generale della ASL di Pescara Vincenzo Ciamponi, che era finito nel registro degli indagati nell'inchiesta su un appalto milionario pilotato per l'affidamento della gestione di residenze psichiatriche extra ospedaliere, una vicenda a cui è legato il suicidio avvenuto nel carcere di Vasto l'8 aprile del 2021 di Sabatino Trotta, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale della ASL, arrestato quel giorno stesso con l'accusa di corruzione. Il provvedimento di rinvio è stato firmato dal GUP De Renzis. L'iscrizione di Ciampoli sul registro degli indagati all'epoca fu un atto quasi dovuto per permettere agli inquirenti di esaminare il materiale acquisito dalla procura che lo riguardava direttamente. Ciamponi spiegò allora di aver firmato il contratto incriminato solo al termine dell'istruttoria fatta da tutti gli uffici della ASL. Il rinvio a giudizio per corruzione nell'esercizio della funzione era stato chiesto dai sostituti procuratori di Pescara Anna Benigni e Luca Sciarretta. Nell'inchiesta due imputati hanno patteggiato 2 anni di reclusione con pena sospesa. E adesso apriamo la pagina di Sport Calcio. A poche ore dal gong per presentare la domanda di iscrizione al campionato di Lega Pro, è l'indice di liquidità il parametro che mancherebbe al Teramo per rispettare i criteri di partecipazione. Questa mattina il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato in via cautelare dalla Federcalcio contro la decisione del collegio di garanzia del CONI sull'applicazione dell'indice per le società. Il diavolo dunque avrebbe uno spiraglio. L'indice di liquidità è, allo stato attuale, il parametro che mancherebbe al Teramo per procedere all'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. C'è tempo fino alle 24 di questa sera e la somma che mancherebbe per ripianare una situazione che allo stato attuale sarebbe oltre i limiti consentiti, dopo il calcolo che viene fatto sulla base della situazione patrimoniale al 31 marzo 2022, è alta. La svolta tuttavia c'è stata questa mattina, perché il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato in via cautelare dalla Federcalcio contro la decisione del collegio di garanzia del CONI sull'applicazione dell'indice per le società. L'indice in questione corrisponde al livello di liquidità effettiva dell'impresa, permette quindi di valutare la capacità dell'azienda stessa di rispettare le scadenze di natura fiscale a breve termine. L'indice in questione corrisponde al livello di liquidità effettiva dell'impresa,
Questo, nonostante sia un ricorso presentato dalla Lega di Serie A contro la Federcalcio, potrebbe avere delle ricadute anche sulle categorie minori, ammesso che comunque la FIGC non possa continuare la battaglia legale spostandola sul Consiglio di Stato, secondo grado della giustizia amministrativa. Nel frattempo, tuttavia, per la Lega di A l'indice di liquidità non sarebbe un parametro per la partecipazione al massimo campionato di calcio. Visto che è un ostacolo per la presentazione della domanda, il Teramo avrebbe una strada complicata, sì, ma percorribile, ovvero quello di tentare in ogni caso di inoltrare la documentazione corredata dalle liberatorie tramite autocertificazione dopo il saldo delle spettanze ai tesserati di aprile e maggio effettuato ieri mattina e che ha consentito di mettere a posto una delle parti che ancora non erano in regola. Ieri pomeriggio poi la decisione del Tribunale che ha rigettato la palla nel campo del socio di minoranza Franco Iachini, a cui era stato dato il compito di assicurare la fideiussione per l'iscrizione e che aveva suscitato la reazione da parte dell'ex presidente biancorosso. Nella serata di ieri e nelle prime ore di questa ennesima mattinata infuocata, altra serie di telefonate e incontri per cercare di capire quanti margini ci sono ancora. Ora si apre questo spiraglio per effetto del ricorso di una Lega diversa, ma che potrebbe fare giurisprudenza per le serie minori. La somma per riportare l'indice di liquidità è importante, ma potrebbe non essere più cogente, almeno allo stato attuale. L'ipotesi sarebbe quella di presentare la domanda e scommettere sul fatto che anche in Serie C quel parametro venga depennato. Il Teramo non sarebbe peraltro l'unica in questa situazione, ma è un'ipotesi come tante in questi giorni di giugno. Tra qualche ora però il tempo delle ipotesi sarà definitivamente tramontato. Presente a Roseto per la partita tra Leggende di Milan e Juventus, l'ex allenatore del Pescara Massimo Oddo augura ai colori biancazzurri una pronta risalita in altri palcoscenici calcistici. Programmazione, questa è la parola chiave del tecnico che quest'anno ha sfiorato la Serie B sulla panchina del Padova. Si è conclusa questa stagione con un pizzico di amaro, però il Padova di Massimo Oddo è arrivato fino alla fine e con Massimo Oddo il Padova è riuscito a fare il massimo. È mancata la ciliegina sulla torta? Eh sì, purtroppo abbiamo fatto a mio avviso grandi cose nonostante tante difficoltà, ma da quando sono arrivato abbiamo recuperato tanti punti al Sud Tirol, purtroppo nello scontro diretti non siamo stati tanto fortunati, avremmo meritato molto di più, però Sud Tirol ha vinto sul campo e quindi a loro vanno i complimenti. Poi sappiamo tutti che i playoff sono un'arma a doppio taglio per chiunque, dipende tanto da come ci arrivi, in che condizioni mentali, fisiche. Noi oggettivamente avevamo un bel po' di problemi e ha avuto la meglio la squadra che ha meritato. Dal girone A al girone B, il Pescara che ha chiuso la stagione non benissimo pur arrivando ai playoff, hai seguito dall'esterno ma da tifoso oltre che da ex allenatore del Pescara, che stagione è stata per i biancazzurri secondo te? Ma da tifoso sempre, io sono pescarese, sono sempre stato tifoso del Pescara sin da bambino, quindi è la mia terra, è la mia città e sono i miei colori. Ha fatto un campionato normale, ma io essendo un allenatore posso dirvi che quando non sei dentro non puoi tirare le somme, non puoi dire cosa si poteva fare di più o cosa si potesse fare di meno. L'andamento del Pescara è stato questo, ci ha provato ai playoff, poi come in tutte le squadre i playoff, come ho detto prima, sono un'arma a doppio taglio e non è andata bene a loro come non è andata bene a noi. Prossima stagione, Colombo in panchina, Pescara che cercherà di fare un po' di più di quest'anno, insomma questa piazza merita grandi traguardi, tutti pensano a quel Pescara di Massimo Oddo che vinse una stagione trionfale. Io me lo auguro per il Pescara, per la città, per i tifosi, perché è una piazza che merita ben altri palcoscenici, però purtroppo quando sei in queste categorie ancora di più è difficile, molto dura ritornare in auge, quindi bisogna fare le cose fatte bene, bisogna soprattutto programmare e mantenere le promesse della programmazione. Oggigiorno nel calcio sono tante vicissitudini per cui queste programmazioni non possono essere rispettate e quindi chi ha la forza di programmare alla lunga ottiene risultati. Tennis adesso, tutto pronto a Città Sant'Angelo che ospiterà dal 24 al 26 giugno le fasi finali del campionato italiano a squadre
Lady 45 di tennis. L'organizzazione è affidata al Circolo Tennis Silvi e vedrà partecipare le quattro migliori squadre della categoria. Sarà il Circolo Tennis Silvi presso gli impianti del Marina di Città Sant'Angelo ad ospitare i campionati italiani a squadre Lady 45 di tennis. A sfidarsi nella tre giorni dal 24 al 26 giugno saranno il Circolo Tennis Firenze, il Matchball Firenze, nelle cui fila milita Valentina Padula, neocampionessa europea, campionessa mondiale di doppio e attuale numero 2 al mondo over 45. Le altre due squadre arrivano dal Lazio e sono Oasi di Pace Roma e Canottieri Lazio. Un campionato veterani femminile, ne abbiamo diversi, però è una categoria abbastanza giovane e quindi le atlete che partecipano sono di grande valore da un punto di vista assoluto, classificate in seconda categoria e che hanno conquistato titoli mondiali e titoli europei. CONI sempre presente quando si parla di tennis, ma comunque quando si parla di queste manifestazioni. Noi siamo molto felici anche perché è un modo per cercare di avvicinare il più possibile, come dicevo prima, i ragazzi allo sport. Quindi con queste grandi manifestazioni ovviamente i ragazzi, se si riesce a portarli durante la manifestazione, vengono più invogliati a intraprendere lo sport. Noi abbiamo ottenuto dalla Federazione Italiana Tennis l'onore di organizzare questi campionati italiani a squadre, le Lady 45, che sono le finali delle quattro squadre più forti d'Italia che si fideranno sui campi da tennis per aggiudicarsi il titolo di campione italiano. Quando c'è una manifestazione importante come questa non può fare che bene al movimento sportivo, al tennis, a noi come associazione ci crea anche orgoglio di organizzare eventi così importanti e in questo ringraziamo la Federazione Italiana Tennis che ci ha dato questa opportunità e ha creduto in noi e non è il primo anno perché anche nel 2016 ci affidò l'organizzazione dei Lady 40 e noi ne fummo molto contenti. Sono in qualità di rappresentante del Comune di Città Sant'Angelo, essendo Presidente del Consiglio, non posso che essere onorato di ospitare questa manifestazione così importante, una manifestazione che accoglie i campioni a livello nazionale e dell'età pure non più diversamente dai ragazzi. Ecco. Questo era il nostro ultimo servizio, i contributi che avete visto e tante altre notizie sul nostro portale www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.